Secondo le principali istituzioni internazionali, quest'anno la crescita del prodotto mondiale sarà la più contenuta dalla contrazione del 2009. Nel bollettino economico, che verrà pubblicato nel pomeriggio, il ritmo di espansione del commercio internazionale è valutato oltre 2,5 punti in meno che nel 2018, all'1,5%. Su queste prospettive gravano rischi al ribasso, legati al protrarsi delle tensioni commerciali, al rallentamento dell'economia cinese, alle incognite su tempi e modalità di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Nell'area dell'euro la crescita resta debole. Le incertezze sull'economia globale incidono negativamente sulle esportazioni, sulla produzione manifatturiera, sulle aspettative di famiglie e imprese. Secondo le proiezioni elaborate in giugno dall'Eurosistema, nel 2019 il PIL aumenterebbe del 1,2%. Per il 2020 la previsione è stata ridotta all'1,4%. La dinamica dei prezzi rimane contenuta e le attese di inflazione sono particolarmente basse. I mercati hanno risposto positivamente alle recenti decisioni del governo italiano e della Commissione europea. È la dimostrazione che è possibile innescare un circolo virtuoso tra politica di bilancio e condizioni finanziarie, dal quale può derivare un impulso forte e duraturo all'attività economica. Grazie.